Bella ragazzi, bentornati in questo ultimo episodio di Alien Isolation. Siamo all'interno della Anesidora. E ragazzi, è successo di nuovo. Ragazzi, è successo di nuovo. Si trova alle mie spalle. No, voi non potete capire. No, voi ragazzi non potete neanche immaginare che cosa c'è dietro di me. Siete pronti? Guarda qua che ruota su se stesso, proprio giochi di PlayStation 1. Il Bolt Gun. Il Bolt Gun. Questo Bolt Gun che continua come un fantasma, uno spettro. Qua che svolazza. Adesso no, perché ho il coso qui. Il lanciafiamme. Ma se io vado a adesso il bulk ad equipaggiarlo, scompare. Perché è questo modello, ragazzi, è questo modello che in qualche modo va a svolazzare in giro. Non si sa per quale motivo, però così questo. Il modello di, ma non solo del Bolt Gun, perché è successo pure con la revolver, ok? Quindi c'è qualcosina che non funziona con i modelli, ok? Proprio all'interno del gioco. Comunque, direi di proseguire perché ci siamo trovati qui, ragazzi, dove ci siamo fermati, dove abbiamo anche salvato. Allora, io non. Non mi sento molto al sicuro. Cosa devo fare? Ah, lì è aperto. Questi ricordano molto l'alien. Guarda la testa. Ah, il corpo. Queste sarebbero le spalle. Non c'è niente. C'è tipo di pezzi per terra da raccogliere. E state calmo. Porca la miseria. Lì c'è. C'è la nebbia qua. Sento dell'acqua scorrere. C'è tutto deserto. Ecco. Iniziamo a vedere la luce alla fine del tunnel. Nei 2 anni passati siamo riusciti appena a sbarcare il lunario e l'Anesidora sta iniziando ad avere l'aspetto dei relitti che recuperiamo di solito. E anche l'equipaggio non se la passa meglio. Ma abbiamo trovato quella scatola nera. Appartiene a un veicolo chiamato Nostromo. Di proprietà della Weyland Yutani. Significa che ci sarà una ricompensa. Poi Marlow ha avuto un'idea ancora migliore. Estrapolare il percorso della scatola nera e cercare di trovare il Nostromo. Per fortuna abbiamo individuato un segnale di emergenza e ora lo stiamo seguendo. È fatta. Ci siamo, me lo sento. Ha sempre detto che si sarebbe comportato bene con me. Qui non ci dovrebbero essere androidi. È linea totalmente teorica perché. Ah, ecco. No, perché se dovevo immergermi nel buio, allora ti dicevo anche no, grazie. Porca. Sì, mi sono spaventato per via delle luci, problemi? Molto probabilmente devo accedere a questo computer. Ah, ecco il codice se. Perché il codice d'accesso si trova all'interno del computer. Codice
Cosa sarebbe questo? Tipo mini deposito. Per fucile. Questo qua sarebbe. Ok. Ma nulla per il ball gun. Dai, ma che cos'è? Che ca... ML Link. Segnale individuato. Marlo Hest dice che aver trovato una specie di segnale. Lui si sta cercando di decifrarlo. Potrebbe essere il nostro uomo. Vuoi venire a vedere tu stesso? Ecco, 4510 4510. Condivisa. Ecco. Cartella danneggiata. Errore. Slot non valido. E produciamo questo. Siamo fuori Sevastopol. Marlowe e Foster si sono svegliati per primi. Lei non ha un bel aspetto. Io e Mix stiamo per salire su uno shuttle verso la stazione. Vabbè, questo violerà le procedure di quarantena, giusto? È la nave di Marlowe. E lei è sua moglie. La situazione si è scaldata e Mix ha avuto la peggio. Quindi non so, magari i medici le daranno il via libera e tutto tornerà alla normalità. Ma se ci scoprono appena saliamo a bordo, sappiate che io non c'entro niente. Marlo non ci paga abbastanza per questo tipo di cose. Ok. Saremo il codice? Sì, ragazzi, me lo ricordo. Ecco, questo è il codice. Ecco. Sapete perché su Ocide questo? Sovrapposizione di texture. Quindi c'è questo specie di sfarfallio che vedete. Questo genere di errore molti lo scambiano per un glitch grafico. In realtà, se c'hai l'occhio attento, riesci anche a capire la differenza tra un glitch grafico, quindi un errore involontario, e un errore di sovrapposizione di testo. Io ho sempre utilizzato programmi 3D dove puoi importare i modelli, ma sono privi di qualsiasi texture, e addirittura privi persino... questo deve essere il motore, persino anche di materiale, quindi il materiale poi lo devi mettere tu dopo. Ok, qui dobbiamo riattivare qua, vabbè, questi sono tutti argomenti che si dice nello sviluppo di videogiochi. Magari a molti non gliene fregherà una ceppa di nulla. Tra l'altro anche questi suoni riciclati, insomma, un pochino storcere il naso. Va, senti. Queste specie di allarmi, sono tutti riciclati. Suoni tutti completamente riciclati. Riutilizzati più volte. Ok, qualcosa dovremmo aver fatto. Che cacchio è? Senti che casino. Ah, sto coso. Tac. 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 Porca miseria. Lo sentite anche voi questo suono tipo da martello? Tum, 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 tum.
Spero che riusciate a sentirlo. Quel rumore c'è, tra l'altro, in altri diversi giochi. Ho riattivato i circuiti di base della mesiva. Ah, ecco. I portelli dovrebbero aprirsi e speriamo torni la luce. Ancora nessuna traccia di Marlo. Ehi, Ripley. Benvenuta sulla Nesidona. Marlo. Dove sei, Marlo? Grazie per aver riattivato la corrente. Mi hai risparmiato la fatica. Mi serviva staccata solo temporaneamente. Dovevo sistemare delle cose. Ma sì? Trova Marlo. È qua dentro, guarda. Vuoi forse unirti al mio equipaggio? Ci sono un sacco di posti liberi. Ripley, Marlo mi ha ingannata. Mi aveva promesso i dati che aveva riguardo quella creatura, così che li avrei portati alla compagnia, ma poi... Taylor! Marlo, che stai facendo? Quello che nessun altro è stato in grado di fare. Vieni qui, Ripley. Ho qualcosa per te. Ah, sì? Anch'io ho quel... Ci sono quegli esseri qui dentro. Non mi sta molto convincendo comunque. Ecco. Quella cosa attaccata a Foster è morta. Qualsiasi cosa fosse, l'ho trovato sul pavimento vicino al suo letto. Arricciata come un ragno. Foster ha detto di sentirsi bene, ma ha insistito a metterla in ipersono. Quell'essere potrebbe averle fatto qualcosa. Magari posso rallentare il processo. Sevastopol è la stazione più vicina. La farò controllare. Lì la quarantena potrebbe essere un problema. Posso sfruttare il fatto che abbiamo la scatolatura del nostro uomo. Va fatto a ogni costo. Ah, sta parlando di questa cosa. Di quella cosa è simile a un ragno. No, vabbè, la radio quella lì. Dobbiamo finire di leggere. Niente. Messaggio per la Nesidora. Nesidora, qui è l'ufficiale Waits di Sevastopol. Ufficialmente dovrei negare la vostra richiesta di attracco. Stanno smantellando Sevastopol e non posso compromettere la sicurezza con l'arrivo non programmato di navi. Tuttavia, visto quello che avete trovato, permetterò a qualche membro del vostro equipaggio di attraccare tramite uno shuttle. Ricordate che Sevastopol ha diritto a una parte di qualsiasi premio ottenuto per la restituzione di ciò di cui siete in possesso una volta sulla stazione. Informatemi della vostra decisione. Wait, passo e chiudo. Wiz è quello dell'addetto alla sicurezza. Ah, proprio. Qui le porte si apriranno dopo. Sicuro. Che... E luce fu.
e luce fu. Oh, e no, 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 non scherziamo. Ho provato a salvare Foster. L'ho portata a Sebastopol, violando tutte le regole. Che stupido sono stato. Stupido, non si può sconfiggere la sua. Non si può. Puoi solo evitare di entrarci in contatto. Bisogna distruggerne ogni traccia, ogni prova. Interrompere la diffusione dell'invenzione. Fare in modo che la razza umana non ci entri mai più in contatto. Perché nel momento in cui c'è contatto, è la fine. La compagnia non verrà mai a sapere cosa è successo qui. Nessuno lo saprà, non lo permetterò. Bene. Ecco, componente B, revolver, vedi? Guardare ovunque, tutto ovunque, non lasciare sfuggire niente, che sicuramente avrò lasciato in giro qualcosa, ma sicuro, cioè palese. Allora, intanto mi curo, visto che ho la cosa che ha la colla. È un altro sintetizzatore. Mannaggia la colla. Allora, orca. Ma lì è chiuso. Allora, porca, razzo al massimo, qui la porta è chiusa. Aspetta, c'è un salvataggio qua. Eccolo là. No, ma mi fai salvare prima. Ottimo, sì. Posto abbastanza buono dove nascondersi. Più o meno. Aspetta. Eccola. Dai. 19 minuti, ma andiamo ancora un po' avanti, ragazzi. Ecco. Ma chi è che continua a bussare, tipo? No, io non corro perché non mi fido. Dai. Power core. Addirittura. Tipo la potenza del nucleo qua siamo. Eh sì, effettivamente. Allora, aspetta, cos'è? Forza l'accesso al terminale. Guarda i dati della scatola nera. Aspetta, perché qua, ecco, pacco di ricarica. Allora, ah, e questa è la cosa della corrente. Vacca, quanta roba bisogna fare. Allora, guardiamo i dati prima di tutto. Rapporto aggiuntivo. Messaggio personale. Questo è per mia figlia. Ciao Amanda. Questo messaggio è per te, tesoro mio. Spero che riceverai questo messaggio un giorno. Sono nei guai. La mia nave. C'è stato un incidente. Amore. Abbiamo trovato una creatura aliena. Era molto pericolosa. L'unico modo per fermarla era
distruggere la nave. Sto bene. Sono in una scialuppa molto lontana. Dovevamo distruggere la nave. Dovevamo distruggere il Nostromo. Non potevamo rischiare di portare quella bestia con noi. Dovevo proteggerti. Non preoccuparti. Non preoccuparti per me. Ci vediamo molto presto. Ti voglio bene, bambina mia. Così il reattore diventerà una bomba atomica. Distruggerai la nave e la stazione. Annienterà ogni traccia di quella creatura. Ripley è l'unico modo. Non posso lasciarla viva. E non la consegnerò alla compagnia, per poi ricominciare tutto da capo. Ok, credo che... Ascoltatemi! Perché fate così? Fermo! Fermo, Marlo! Marlo, per favore! Sai quello che ha fatto tua madre? Aveva capito se fosse stata qui mi avrebbe aiutato. E secondo me avrebbe permesso alla compagnia di rintracciare quella bestia. Nessuno deve sapere. Ci sono delle persone ancora vive sulla stazione! Marlo! Foster non è viva! Era mia moglie, la amavo! E l'ho uccisa! Ecco. Oddio, troppo tardi. È già iniziato. Taylor, devo fermare il sovraccarico. Devi aiutarmi. Vai a quella console. Attenzione, sovraccarico del reattore di fusione in corso. Apri i sistemi di fusione, così posso lavorarci. Cosa? Devo mandare energia al generatore di riserva. Cerca le lettere A, U, X. Aspetta, qua sto facendo un macello. Ok, stai andando bene, te. Cazzo. Ora sposta il terminale di manutenzione da auto a manuale, lo vedi? È lì, Taylor, fidati di me. Tutto qui. Ah. E che cazzo. Ok. E... Zam! E quindi? Cazzo! Ma certo! Di qua. Occhio. Attenzione,
Via. Trovo il modo di contattare la Torrens. Aspetta. La trasmissione di Berlin si è appena aggiornata. Sevastopol, mi ricevete? Abbiamo appena visto saltare in aria una nave a tribordo. Ha fatto fuori un intero stabilizzatore orbitale. Non abbiamo un posto per attraccare. Per favore, diteci cosa succede. Possiamo prendere i sopravvissuti. Lascio aperto il canale. Passo e chiudo. Colla. Insomma. Quindi comunque quei due sono morti alla fine. Beh. Infatti proprio qua devo andare. Senti il casino. Là. Allora. Benvenuti alla Sixon Communications. Si prega di registrarsi alla reception. Ma non c'è nessuno. Ormai non c'è più nessuno qua dentro. Ah, ma siamo tipo tornati. È arrivata la sicurezza della Sixon. Tieni pronte le armi, non sono socievoli. Mi sono dovuto nascondere sotto una scrivania. Che cosa vuoi? La Torres. Hanno sentito la trasmissione. Vogliono contattarla. E credo progettino di prenderla con la forza. Li possono fare? No, le comunicazioni sono ancora chiuse. Stai alla larga da loro, comunque sono pericolosi e disperati. Beh, comunque già di fatto che... Che ca... Ah, abbiamo disattivato questa cosa qua. Oh. Ah, infatti, abbastanza pericolose sono anche... Abbastanza corazzate. Cazzo, ce n'è uno lì. Aspetta, no, ce n'è uno qui. Di qua. Perché non faccio un giro ultra mega iper lungo, ma... Non so fin quanto conviene. Eccola. Potrei andare per di qui, visto che ora ho la cosa... Forse è la cosa migliore. Però non mi... Ah, di là? Aspetta, però voglio provare questa cosa. Adesso faremo un casino enorme, stai a vedere. No, proprio la gente se ne strafrega di questa cosa comunque.
cosa? Ah, tipo per risalire, ok, ho capito. Chi è questo qua? Però c'è il portello bloccato, quindi lui è bloccato qua dentro. Infatti è tipo bloccato qua dentro, ma non capisco che cacchio sia, cioè che stanza è, vabbè. Magari la possiamo aprire più avanti sta porta. Stabilizzatori orbitali al 80% in calo. Gente lì dentro. Però un'occhiatina. Via tutto. Credo comunque che ci servano più scorte. Armi, cibo. Cazzo. No, devi andare là. Bravo. Troppa roba. Cosa? Abbiamo visita. Veramente era uno in due. Vai. Oh, vabbè, perché comunque noi non abbiamo... Cioè, sì, in realtà hanno sparato loro. Ok, il portello quello, quello lì. Ok, allora, aspetta un attimo. Ok, il portello è quello là. Metto un molotov. Oppure resto nascosto finché quello non si leva. Oh, non ci ho fatto neanche caso a questo. Capita proprio a proposito. Allora, accesso al portello. Quello lì sarà incazzato nero o bianco. Ecco. Porca. Allora, e infatti guarda. No, quel pezzo di metallo deve restare lì per forza.
Wow, grande. Però qua abbiamo altre cose, a quanto pare. Ok. Ritorno indietro. Perfetto. Ora non ci dovrebbe essere più nessuno a rompere le palle, vero? Vabbè, questo deve essere l'androide, vero? C'è qualcuno? Oh, pensavo fosse una roba per nascondermi. La prenderò. No. Ecco. Ne per... Ehi, sì, vabbè. Crack. Prendeteli. Vero? E come? No, non mi ha visto. Che cazzo è? Andato. Ma che ha fatto il giro lungo? Ah, è andato per di qua. Ok. Ok, no, no, è andato per di là. Grande. Ora è qua che bisogna fare attenzione. Oh, cazzo! No, dai, ma queste cose non me le puoi fare. Grande, ottimo lancio. Ok, adesso arriva anche coso, guarda, guardalo. C'è un colpo. Ok, allora bisogna fare fuori questo androide, allora. Veloce, allora. Qua dov'è che si va? Dove? Che cacchiarola si va? No, stiamo calmi, per favore. Ah, sì?
Ecco. Che posto è questo? Dai, è una zona chiusa. Sì. È una zona chiusa soltanto per i collezionabili, tipo. Rifornimento. Ecco. Smoke bomb. Livello 3. Cos'è che fa? Questo positivo che esplode nell'impatto emette una nube di fumo che offusca la visibilità. Questa versione potenziata crea un fumo che dura più a lungo. Usato come dispositivo di prossimità modificato, per essere posizionato con una trappola che si innesca quando i nemici sono vicini. 10 secondi dopo che viene piazzata, comincia a emettere un suono. Ok, quindi il livello 3 praticamente fa emettere i suoni. Ok. Non sai che ca... Loggio di Axel, numero 340. Ok. Dovrei essere al sicuro ora. Ho trovato un piccolo rifugio nel terminal spaziale. Non è proprio a 5 stelle, ma abbastanza accogliente. Ho riempito uno zaino con l'essenziale e ho trovato qualcosa lungo la strada, assicurandomi di non incontrare nessuno. Troppe persone sono arrivate. E sparano anche alle ombre. Non è qua dentro? Oh. Deve essere un focherello del genere? Cazzo. Guarda qui che... Che strage di corpi che ha fatto. Ok. Dai, un salvataggio. Qualcosa. Aspetta, fammi vedere. Salvataggio. C'è un salvataggio. Mi sa di no, eh. C'è una cosa di ricalabraggio pure qui. Via. Via. Ah, ma non si sa mai, ragazzi. Non si sa mai. Proseguire per di qua. No. Dove porca devo andare? Me lo spieghi. Ecco, se non vedo nulla. Zitti. Qua sopra. Stabilizzatori orbitali al 60. Ah, quindi devo andare qui per forza. E allora qui salvo. Ok, grande. Che culo. Perfetto ragazzi, ma direi che per questo episodio di Alien Isolation direi che è tutto. Vi ricordo che se non sono ancora iscritti al canale, se volete aggiornarsi sul prossimo episodio di questo gioco di giochi, metterò un bel pulcino su sotto l'episodio, ma raccomando anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo a un prossimo video. Bella!